Lorella, sì. Scrivere un libro però è difficile. Faticosissimo, adesso, per me è stato faticosissimo. 4 mesi, 5 mesi. Ma perché in realtà è nato. In realtà è nato prima con tutta una serie di incontri, perché l'idea poi di scrivere questo libro è venuta da Stefano Genovese che ha dato questa idea, cioè di incontrare tutta una serie di persone assolutamente diverse, la maggior parte delle quali io non conoscevo, che avevano molte curiosità nei miei confronti. Abbiamo fatto questi pomeriggi, questi tè al Caffè delle Arti, sì, e ci sono state più o meno forse credo 30-35 ore di conversazioni che poi abbiamo in qualche modo sbobinato e riorganizzato in una serie di capitoli. Per cui è stato difficile. Io all'inizio sinceramente non pensavo, quando ho visto il foglio bianco proprio non pensavo di poter iniziare a scrivere esattamente. No, vabbè, oramai si usa il computer, però. E invece poi piano piano è stato un viaggio molto molto bello, molto bello, un po' terapeutico, perché in realtà ho riaperto cassetti della memoria che insomma erano chiusi da tempo, quindi mi sono molto divertita, però è stato impegnativo, cioè non credo di avere il dono della scrittura. Beh, insomma ne ho altri, ma sicuramente questo non è un dono, ma penso che comunque sia. Guarda, beh, adesso non esageriamo, caro figlio, figlio legge Cuccarini, caro figlio legge Cuccarini, questo compito è vero, confesso, è vero, confesso, sono sette righe, perdonami. È vero, confesso, partecipare a una campagna sociale mi fa stare bene. Dove devo guardare? È quello, no, che leggi, anche se non è questo l'intento. I doni che ho avuto nella vita non possono essere fini a se stessi. Se li ho ricevuti è perché possono essere messi a disposizione degli altri. Il successo è una responsabilità e non usarlo bene sarebbe una colpa. Santa subito, santa subito. Certo. Voi non sapete l'emozione adesso a parte tutto. Sarà l'audiolibro. Sarà l'audiolibro. L'idea che caro figlio abbia letto 5 righe del mio libro è una roba che io proprio non dimentico. Allora, più. Non so.